«Spingiati!» ordinò Don Camillo accelerando il passo. Arrivati al fosso si arrestò un istante. «Questa è la strada, là è la cavalleccia, questa è la siepe lungo il fosso e là è la quercia». Ripercorse, seguito dal compagno Tavan, il fosso ghiacciato e risalì la sponda ai piedi della grande quercia. «Ecco», spiegò, indicando il campo di tenero grano, «qui è sepolto tuo fratello». Risollevò la cortina d'edera e mostrò la croce e la data e le parole incise sulla corteccia della quercia. Il compagno Tavan guardava il campo di grano e la mano che stringeva il lumino tremava. Don Camillo avanzò qualche passo nel campo di grano e chinatosi fece un buco nella terra. L'altro comprese. Era giunto, mise il lumino nel buco e lo accese. Rialzatosi rimase a contemplarlo col berretto in mano. Don Camillo cavò di tasca il suo coltellino e tagliò fuori dalla terra bruna una zolla con tre tenere piantine di frumento. Aveva in tasca il bicchierino di alluminio che gli serviva da calice. Ne troverò un altro, pensò, mentre lo riempiva con la zolla di terra. Portalo a casa, a tua madre, disse al compagno Tavan, mentre gli metteva in mano il bicchiere.